L'immigrato americano Ian vive una vita piuttosto normale. Gioca in una squadra di hockey di successo, anche se oggi non se la passa bene. L'arbitro continua a prendere decisioni contro la sua squadra, facendo finire la partita prima del tempo e facendole perdere l'incontro. Al termine della partita i compagni di squadra di Ian non sono molto amichevoli nei suoi confronti. Per fortuna c'è Jenny, la sua ragazza, che lo consola immediatamente. Mentre escono, Ian nota che l'orologio del tabellone è ancora bloccato sull'ora della partita. Quando arrivano a casa di Jenny, Ian confessa di avere la sensazione che qualcosa è andato storto per tutto il giorno. Jenny lo consola di nuovo e iniziano a baciarsi, ma in quel momento i genitori di lei si affacciano dalla finestra e le chiedono di entrare. In seguito Ian nota quanto sia inquietante il quartiere e si allontana rapidamente in auto. Pochi minuti dopo deve fermare l'auto quando trova la strada bloccata da una figura a terra, quindi va a controllare. Non appena la tocca, la figura si scuote e spaventa Ian, che corre immediatamente verso l'auto. Cerca di chiamare i soccorsi senza successo, e quando alza lo sguardo si accorge che la figura è sparita dalla strada. All'improvviso un terrificante mostro nero sfonda il finestrino con un artiglio e afferra Ian per gettarlo a terra. Poi trascina il ragazzo verso le rotaie del treno e lo tiene lì finché il treno non arriva a travolgerlo. In quel momento Ian si sveglia e si ritrova all'interno di un ufficio, con un aspetto più vecchio. Squilla un telefono e lui risponde solo per sentire la persona dall'altra parte riaggaggiare. Ma subito il suo capo gli ricorda che ha bisogno di quei fogli di calcolo e Ian torna rapidamente al lavoro. A un certo punto Jenny, la sua collega, viene a lanciargli altre scartoffie da sbrigare e dice che non vede l'ora che arrivi fine settimana, poiché la sua famiglia la rimproverà perché è ancora single e non ha figlie. Le ore passano con Ian al lavoro e alla fine della giornata è pronta a tornare a casa. Un uomo corre a raggiungerlo in ascensore e Ian nota che sembra nervoso. Quando arrivano al primo piano, l'uomo corre fuori come se fosse spaventato. Una volta fuori, Ian scopre che l'uomo nell'ascensore è stato colpito da una sorta di malattia e tra la folla che lo sta controllando c'è un uomo che ha un aspetto familiare. Per un attimo Ian vede che ci sono vene nere nel punto in cui l'uomo sta toccando l'impiegato malato e il suo volto diventa improvvisamente sfocato. Ma Ian dà la colpa alla sua immaginazione e se ne va. Quando torna a casa e prende qualcosa di forte da bere e osserva la strada, dove nota strane ombre nell'edificio vicino. All'improvviso viene spaventato da sua moglie Medea, che lo porta rapidamente in camera per fare zumba. Dopo aver condiviso un momento di passione, Medea capisce che Ian è distratto. Così racconta di aver visto morire un collega e che l'altro sconosciuto gli ricorda il suo vecchio arbitro di hockey. Medea è sorpresa di sapere che Ian giocava ad hockey e Ian avrebbe giurato di averglielo detto. Così va a cercare il suo annuario per provarlo. Tuttavia quando trova la foto della squadra è sconvolto nello scoprire che lui non c'è. Ian inizia ad avere una crisi emotiva perché ha dei ricordi che non sono realmente accaduti, ma Medea lo consola con un gelato e lo fa calmare. Quando non riesce ad addormentarsi, Ian sente una voce che dice: lo sa, è troppo tardi, mentre un'ombra corre fuori dalla finestra e poi sul muro. Ian scende a controllare ma non trova nulla. Il giorno dopo Ian è ancora addormentato e perde l'autobus per andare al lavoro. Durante il viaggio scopre che il suo orologio si è fermato e che sull'autobus salgono due ragazzi che assomigliano molto ai suoi vecchi compagni di hockey. I due scendono appena lo vedono e Ian si precipita a seguirli, ma i ragazzi gli fanno il dito medio prima di sparire. Mentre Ian corre per strada, si imbatte in Gray, che conosce Ian per nome e gli dice che devono andare in un posto sicuro. Dopo aver notato un altro uomo che lo guarda in modo inquietante, Ian accetta di seguirlo. Gray fa notare che l'orologio di Ian si è fermato e spiega che significa che loro stanno arrivando. Non spiega chi siano, ma gli dice che stanno dando la caccia a Ian e che sono stati loro a spingerlo in una nuova realtà. Gray conosce i dettagli di entrambe le sue vite, giurando che sono tutti reali, e spiega che se Ian muore di nuovo sarà semplicemente spinto in un'altra vita. Furioso per la mancanza di informazioni adeguate, Ian lo spinge contro il muro e all'improvviso la creatura nera del giorno precedente esce dal buco e trascina Gray al suo interno. Ian scappa e si imbatte in un uomo con dei buchi neri al posto degli occhi, ma le cose tornano normali quando batte le palpebre. Il suo cellulare non funziona, quindi prova con un telefono pubblico, ma sente un rumore inquietante statico. Poi Ian corre di nuovo e riesce a tornare al suo appartamento, dove dice a Medea che qualcuno sta cercando di ucciderlo. Improvvisamente sente un rumore e quando guarda il piano di sotto nota un'ombra che si avvicina. Terrorizzato, Ian chiude rapidamente la porta e fa un passo indietro urtando Medea. In quel momento appare uno schizzo di sangue sulla porta e Ian abbassa lo sguardo per rendersi conto che Medea lo ha pugnalato con l'artiglio, perché anche lei è una di loro. Lei lo bacia prima di lasciarlo cadere a terra, dicendo che non avrebbe dovuto ricordarsene prima di tagliargli la gola. In quel momento Ian si risveglia all'interno di un'auto che sta per schiantarsi contro un camion. Si scopre che in questa vita Ian è un tassista e Jenny sta usufruendo del suo servizio. Ian si scusa per la distrazione e i due si mettono a chiacchierare, facendo provare Ian un déjà vu quando Jenny racconta la storia della sua famiglia che le fa pressione per sposarsi. Quando arrivano a casa della famiglia di Jenny, lei propone a Ian di entrare, ma poiché lui non lo ritiene opportuno, Jenny lo convince almeno per un caffè. Mentre Ian aspetta, vede passare un uomo misterioso. Poi inizia a notare ombre inquietanti sulle finestre dei vicini. All'improvviso qualcuno lo tocca da dietro, ma è Jenny. Sentendosi spaventato, Ian sale in macchina e nota che l'orologio si è fermato. Dopo aver preso il caffè, parte e quando arriva in centro trova Gray che lo saluta. Ian
Ian ferma immediatamente l'auto e va a cercarlo con una chiave inglese in mano, sconvolgendosi quando si rende conto di conoscere Gray, ma non sa perché. Gray tocca a Ian per fargli rivivere alcuni flashback delle sue vite precedenti e gli dice che loro stanno arrivando, quindi deve proteggere Jenny o si farà male anche lei. All'improvviso Ian sente un rumore e si gira, dando a Gray la possibilità di scomparire. In quel momento un altro mostro nero appare sul letto e salta su Ian, uccidendolo. Questa volta Ian si risveglia all'interno di un'agenzia di collocamento e ricorda chiaramente le sue vite passate. Si presenta Jenny, che in questa vita sta cercando di aiutarla a trovare un lavoro. Ian sta al gioco, ma Jenny nota che è nervoso. Così lui confessa di essere in pericolo. Jenny non gli crede, pensando che abbia consumato di nuovo qualcosa di illegale, ma in quel momento l'orologio si ferma. Dietro la porta Ian vede di nuovo il misterioso uomo, ma questa volta anche un artiglio nero. Terrorizzato Ian scappa, ma nota l'ombra del mostro sulle scale e prende l'ascensore. Tuttavia la bestia sfonda improvvisamente il soffitto dell'ascensore e Ian è costretto a scappare di nuovo. Si imbatte in Jenny e le dice che non è al sicuro, ma in quel momento appaiono altri uomini dietro la porta e Ian riconosce anche loro dalle sue vite passate. Prende immediatamente le scale antincendio per andare al parcheggio, mentre gli uomini diventano ombre nere che lo inseguono. Alla fine Ian riesce a raggiungere la strada, dove riesce a salire un taxi prima che una creatura lo afferri. Sfortunatamente una bestia salta sopra l'auto e inizia a pugnalare il tetto. Ian esce rapidamente dal taxi, ma viene improvvisamente investito da un veicolo in transito. Sanguinante sulla strada, si avvicina Medea e due ragazzi che lo uccidono ancora una volta. Al successivo risveglio, Ian si trova in un appartamento scadente, dove trova indizi chiari del fatto che in questa vita è un tossicodipendente. C'è anche della musica ad alto volume e un vicino bussa per lamentarsi. Quando Ian apre la porta e scopre che anche Jenny vive al piano di sotto e sente la musica. Ian cerca di comunicare con lei, ma lei si accorge dell'iniezione sul braccio e se ne va. Qualche istante dopo, Jenny apre la porta del suo appartamento e trova Ian che cerca di entrare. Spaventata, lei afferra un coltello per difendersi, pensando che Ian sia un pazzo. Mentre Ian cerca di farle ricordare, cade a terra perché la ferita da iniezione sanguina e gli dà vertigini. Jenny si precipita alla porta per chiedere aiuto, ma Ian la richiude immediatamente e inizia a parlare di cose della vita precedente, tra cui la famiglia di Jenny che non dovrebbe conoscere. Queste parole fanno sì che Jenny veda alcuni flash di ricordi, ma prima che possa capire cosa sta succedendo, un mostro inizia a distruggere la porta. Ian spinge via Jenny e nota che sul suo braccio cominciano a comparire delle vene nere. In quel momento la bestia sfonda la porta, così Ian afferra Jenny e insieme fuggono attraverso la finestra per poi prendere le scale d'emergenza. Quando raggiungono il suolo, due mostri circondano Ian, che afferra un pezzo di vetro per difendersi, ma Medea lo afferra da dietro e usa il suo vetro contro la sua mano. Poi spinge Ian contro il muro e sta per fargli del male, ma Jenny infilza Medea alla spalla con il suo coltello. Il duo attraversa la città e scende nella stazione della metropolitana, dove Jenny ruba un pezzo di stoffa a un vagabondo per fasciare la ferita di Ian. Ammette che ora riesce a ricordare le vite precedenti che hanno vissuto. In quel momento arriva il treno e i due salgono, decidendo di rimanere uniti fino alla fine. Alla stazione successiva arriva una guardia che osserva il duo per un po', per poi scendere dal treno. Lì incontra Medea e i suoi uomini per dare a loro delle informazioni. Poche stazioni dopo, Jenny sta dormendo e Ian si gira trovando Gray seduto accanto a lui. Gray sembra molto malato e Ian capisce finalmente che anche Gray è una delle creature. Si chiamano mietitori e si nutrono della paura delle persone. Quando un anziano sale sul treno alla stazione successiva, Gray assume la sua forma di bestia e lo terrorizza, nutrendosi della sua paura. Questo permette a Gray di sembrare di nuovo sano e lui spiega che nutrirsi della paura degli uomini crea dipendenza. Alcuni mietitori hanno iniziato ad uccidere per questo, quindi da parassiti sono diventati predatori. Cercano Ian perché è riuscito a fare a loro del male e non vogliono che si ricordi come ha fatto, altrimenti sarà la fine della loro razza. Gray rivela che anche Ian era un mietitore, anzi, era il più potente. All'improvviso sentono un rumore e Gray annuncia che sono stati trovati. I due corrono fuori dal treno, solo per trovare la strada bloccata da due giocatori di hockey. Il duo torna indietro da dove era venuto e urta accidentalmente un ragazzo, facendogli cadere il telefono. Ian gli dice di correre, ma il ragazzo si ferma per prendere il telefono e viene assalito dai mietitori, che lo feriscono immediatamente con l'artiglio e si nutrono della sua paura. Ian e Jenny continuano a correre, ma perdono il treno successivo. All'improvviso appare una mietitrice che scaraventa Ian contro il muro, mentre Medea si avvicina e spiega che Ian è debole perché non si è nutrito. Poi Medea trasforma la sua mano, mentre le vene di Ian iniziano a diventare di nuovo nere. Prende in giro Ian perché si preoccupa di un'umana e lo bacia, ottenendo il controllo della sua mente. Medea getta Jenny sul pavimento e libera Ian, e qui il volto si sta trasformando nella sua forma di mietitore. Ian striscia sopra Jenny e inizia a soffocarla, mentre Medea gli dice di nutrirsi di lui. Ma proprio quando inizia ad assorbire un po' della sua paura, Ian si accorge della sofferenza di Jenny e la libera. Può fare solo una cosa per fuggire, quindi si scusa prima di spingere Jenny e se stesso giù dalla piattaforma, in modo che un treno possa ucciderli e mandarli in un'altra vita. Questa volta si ritrova legato ad un letto di ospedale psichiatrico. Ci sono vari dispositivi di tortura attaccati al suo corpo e lui grida, ma quando l'infermiera Jenny viene a controllarlo, un'illusione le mostra solo un uomo in coma. Quando Jenny se ne va, Medea appare e gli mostra un vecchio ricordo, rivelando che ha ucciso un altro mietitore e vuole sapere come, perché
perché non dovrebbe essere possibile. In quel momento arrivano anche gli uomini di Medea e portano Ian in una sala operatoria, dove Medea inizia a ferirlo con iniezioni velenose che lo fanno svenire. Al successivo risveglio, Ian è di nuovo nella stanza e un bambino nel letto di fronte a lui. Medea gli ricorda che è debole e ha bisogno di nutrirsi, ma Ian si rifiuta di fare del male al bambino. Così gli altri due mietitori mostrano le loro vere forme per terrorizzare il bambino e nutrirsi della sua paura. Il bambino urla e i medici e gli infermieri vengono a controllarlo, ma non riescono a vedere cosa sta succedendo. Ian sviene di nuovo e si risveglia quando Jenny lo conforta. Dopo che lei se n'è andata, tonnellate di ricordi invadono la sua mente, un misto di vecchie vite e immagini di tutte le torture che Medea gli ha fatto. Quando si sveglia, Medea lo sta baciando prima di scomparire. Il prossimo a comparire è Gray, che ha un aspetto debole e rugoso. Gli spiega a Ian che è diventato umano quando si è innamorato di Jenny. L'amore per la ragazza lo ha reso abbastanza forte da uccidere un altro mietitore e deve sopravvivere per proteggerla perché lei lo rende un uomo migliore. Anche Gray amava una donna umana e aveva trovato una nuova vita, ma i mietitori l'hanno trovata e uccisa. Poiché Ian non vuole nutrirsi di umani, Gray si offre, visto che comunque non gli resta molto tempo, facendo sì che tutte le sue ferite iniziano immediatamente a guarire. Più tardi, quando gli uomini di Medea vanno a controllare Ian, trovano la stanza vuota e i manufatti rotti. Uno dei mietitori si distrae per controllare la scena e viene improvvisamente pugnalato da un mostro dietro la tenda, che lo uccide all'istante. Si scopre che si tratta di Ian con i suoi poteri scatenati, e quando l'altro uomo cerca di scappare, Ian gli salta addosso e lo uccide. Nel frattempo Jenny continua a lavorare nell'ospedale senza accorgersi delle ombre che la seguono. Ben presto anche Ian inizia a seguirla e ogni volta che un mietitore cerca di attaccarla, Ian lo uccide. Ne uccide uno nella sala d'archivio e un altro nei corridoi prima di seguire Jenny all'obitorio. Lì alcuni mietitori escono dal nascondiglio e cercano di attaccarla, ma Ian arriva e le dice di scappare. Poi Ian procede ad uccidere tutti i suoi nemici, usando il potere dell'amore per eliminarli facilmente. In seguito Ian va alla ricerca di Jenny, ma scopre che Medea l'ha catturata. Quando Ian cerca di attaccarla, Medea spinge via Jenny e colpisce Ian, riportandolo nella sua forma umana e iniziando a colpirlo senza pietà. Dopo aver attraversato varie vite, tornano all'ospedale e Medea afferra di nuovo Jenny, usandola come scudo. Ian capisce che c'è solo una cosa da fare per fermare definitivamente Medea e procede a pugnalare Jenny con il suo stesso artiglio, riuscendo così a pugnalare anche Medea. Mentre Medea si disintegra, Ian ricorda che Gray ha detto che trovare l'amore gli ha dato una nuova vita. Con questa consapevolezza, Ian dice a Danny che la ama e usa il potere dei suoi sentimenti per guarire le sue ferite. Qualche tempo dopo la coppia torna alla vita normale e questa volta Ian riesce a vincere anche la sua partita di hockey. Jenny viene a congratularsi con lui dopo la partita e Ian la ringrazia per averlo reso umano, ma Jenny non capisce perché non ricorda cosa sia successo. In quel momento Ian vede l'uomo misterioso e lo segue in un corridoio abbandonato, dove l'uomo si rivela essere un altro mietitore. Ian evoca immediatamente il suo artiglio, pronto a combatterlo. Se il video ti è piaciuto, iscriviti, commenta e lascia un mi piace. Grazie per aver guardato.